contatto diretto con la musica, con il suono che va a toccare là dove non ci aspettiamo. Anche le parole sono fantastiche, ma la musica ancora più. E andando oltre le parole ho voluto tirar via tutto quello che mi poteva impedire, questi grandi allestimenti che fanno che non si senta più la musica perché c'è questa interferenza. È stata la cosa la più difficile per me, la prima cosa che ho detto, io voglio, Nicola ti ricordo, fare del tutto per mettere i cantanti nelle condizioni ideali per loro cantare, per loro essere il meglio. Io sono al vostro servizio e tutto quello che ho fatto ho come umilmente un pittore cerco di fare e di ritirarsi, di osservare la vita e cercare di dipingere tutto quello che può essere dipinto. La musica ci si ferma di fronte a una tela bianca e poi si prendono i pennelli. Sono musicisti, poi si prendono i colori, sono cantanti. Cioè praticamente noi utilizziamo un quadro bianco e riproduciamo fedelmente un quadro di Van Gogh o di Kandinsky, ma non copiandolo, lo proprio riproduciamo dell'intero. Cioè nella musica si ha la fortuna di riprodurre l'opera d'arte. Solamente durante il periodo di prove, perché ogni recita ha delle variazioni rispetto alla recita precedente. Tutto quello che accade sulle scene, tutto quello che accade quella sera lì è unico e può accadere solo quella sera lì. E quella sera lì, le emozioni di quella sera saranno condivise da quel gruppo di persone che erano presenti. E così per sempre, in eterno. Ho voluto esprimere il dolore di un popolo e quindi era necessario per me dipingere i costumi, quindi sono stati tutti dipinti a mano. Mi serviva un intervento pittorico russo. Era importante perché io l'ho lanciato come se si lanciasse un grido.